negli ultimi giorni di dicembre dell'anno scorso è uscito un film che ha avuto un grande riscontro alla critica, che è tutto in programmazione, che si intitola Filomena e che parla di una storia vera verificatasi nell'Irlanda negli anni 50. Sostanzialmente si gira intorno a un tema che è quello delle adozioni forzate di figli illegittimi, della dispersione per il mondo di vite di bambini nati da situazioni socialmente insostenibili. Il libro di cui parliamo stamattina è in quei paraggi. Stamattina parliamo di un autore irlandese, scritto prima giornalista e poi scrittore, un autore che ormai ha circa 70 anni, e che si chiama John Bunyan, e parliamo di un romanzo che si può collocare all'interno di una serie che è in quei paraggi specifici, ripresi poi nel Filomena, cioè su questo fenomeno di bambini abbandonati, presi, deportati, affidati a famiglie e quant'altro. John Bunyan è stato prima giornalista presso alcune testate irlandesi che non hanno negli anni avuto grande fortuna, grandi fortune. Poi ha esordito la narrativa e da subito ha avuto risultati eccellenti, tant'è che oggi troviamo un corpo notevole di produzione letteraria di questo autore. Notevole e, come possiamo definire, polimorfo, nel senso che ha affrontato diversi generi in maniera sempre straordinariamente creativa dal punto di vista dell'utilizzo della lingua, della scrittura, delle storie, ma ha toccato diversi ambienti letterari. Nello specifico noi parleremo di un settore che ha affrontato con una maestria più consueta, che è quello del noir. Questo romanzo di stamattina è un noir. Vale forse la pena di ricordare che la differenza sostanziale fra la letteratura gialla e la letteratura noir è sostanzialmente in una maggiore attenzione riservata all'ambiente, all'ambiente circostante nel quale si sviluppano le vicende, rispetto al giallo che invece privilegia l'aspetto del meccanismo, dell'indagine, di come viene sviluppata, di come viene realizzata e di come alla fine comporta comunque sostanzialmente sempre un happy end nel giallo, nel senso che comunque alla fine colui che commette il crimine viene quantomeno individuato e quasi sempre perseguito e condannato, non sempre, a volte succede che per delle due sconcertanti ragioni questo possa non avvenire. Nel noir sostanzialmente c'è lo stesso tipo di impostazione, ma con una grandissima attenzione a tutto il panorama e a tutto l'ambiente esistenziale in cui si sviluppano le vicende raccontate. E da qui appunto, come si può dire, particolare attenzione quindi anche a temi di interesse sociale o più vagamente, fra virgolette, molto ampie, storico-politico. In questo romanzo noi troviamo la figura di un medico anatomopatologo, uno di quelli che praticamente dissezionano i cadaveri. Dissezionano i cadaveri e ne abbiamo procurate diverse copie che sono lì e potete ritirare e potete prendervi in prestito. E è il romanzo Dove è sempre notte. Dove è sempre notte cos'è? Da dove viene questo titolo che è assolutamente particolare? Viene dalla condizione professionale in cui lavora l'anatomopatologo dottor Quirk, cioè l'untorio.
che è un posto dove è sempre notte, c'è sempre la luce artificiale, è sottoterra, nascosto in una finestra, è claustrofobico e hai a che fare con i morti. E tutto qui si trova al centro di una vicenda relativa a un cadavere nel suo obitorio, vicino al quale però c'è un medico che non dovrebbe proprio esserci e che nella specificità, fra le altre cose, è anche suo cognato, proprio in parentela fra il nostro eroe di questo romanzo e il medico che lui trova lì, perché questo medico che si trova lì vicino a un cadavere in realtà è un medico che fa nascere i bambini, è un ostetrico, ma è lì così, e c'è questo cadavere, c'è questo dottore assolutamente fuori posto, e questo incuriosisce il dottor Quirk. Il dottor Quirk è un antieroe, perché il dottor Quirk è un personaggio, come si può dire, innanzitutto con delle fortissime turbe di tipo esistenziale, è un alcolizzato, molte delle sue conoscenze stanno in prigione, è un personaggio fuori posto. Lui stesso addirittura è un adottato, perché lui stesso non sa bene neanche lui da dove è venuto, è stato adottato da un'importante famiglia irlandese, preso da un orfanotrofio, e in questa famiglia cresciuto, e grazie anche all'importanza sociale ed economica di questa famiglia è riuscito a farsi una strada professionalmente riconosciuta. Ci viene raccontato però quest'uomo quasi come se mantenesse dentro di sé ben vivi i germi di una devianza che fa quasi parte del suo identico, che lo rende spesso a disagio. Ci viene descritto anche come un personaggio piuttosto goffo, ingombrante, non propriamente bravo nel muoversi anche fisicamente per il mondo, è uno che fa danni, è un po' il famoso, per usare l'espressione trita di trita, pachiderma dentro una cristalleria. Ma questo non solo ci viene raccontato, diciamo, come il suo aspetto specifico di una fisicità piuttosto grossa, piuttosto ingombrante, piuttosto gridata, sottolineata ed evidente, ma allo stesso tempo è anche la, come si può dire, rappresentazione dello stesso tipo di caratteristica anche ad un livello più alto, anche ad un livello più intimo, anche ad un livello più, come si può dire, di coscienza, di consapevolezza. Ovviamente, parlandovi di un noir, io ci sto girando intorno alla grande a cercare di dare delle tracce, ma non posso dire molto di più. Perché? Perché si tiene insieme molto bene. Perché se si comincia a raccontare troppi dettagli, si comincia ad insinuare lo sviluppo di una vicenda che già in se stesso, come viene sviluppata, come viene proposta questa vicenda, è un grandissimo gioco a incastri e è una straordinaria rappresentazione di una società chiusa, perbenista, come è quella dell'Irlanda dei primi anni 50. Quindi forse è meglio, come dire, far parlare un po' l'autore e prendere qualche brano qua e là per avere un assaggio di una prosa, particolarmente avvolgente. Una scrittura che poi noi ritroviamo anche negli altri ambiti che questo autore andrà a toccare. Noi abbiamo proposto alcuni suoi volumi, ce n'è uno che è I ritratti di Praga, per esempio, che, se possiamo usare un'espressione particolare, non è una guida a Praga, ma è una biografia di Praga, se possibile, no? È particolarmente, come si può dire, attento nel sottolineare la natura magica di questa città, particolarmente dovizioso nei particolari nel raccontare alcune biografie di personalità che hanno interagito con questa città,
andando a tirar fuori anche personalità del mondo della scienza. Fra i suoi interessi, che ha affrontato in altri libri, ci sono le figure di grandi fisici e astronomi del passato, da Tycho Brahe a Keplero e a Patard. Cioè, sono tutti volumi, sono tutte letture che, come si può dire, viaggiano su linee, viaggiano all'interno di ascisse ordinate differenti. Il noir, il romanzo più magico, più come si può dire, intimo, no? La, come dicevo adesso, un romanzo su un insieme di storie che costituiscono una storia di una città e la rendono più affascinante. Sono tante le direttive, ma ciò che tiene insieme tutto questo è questo modo di porsi, questo modo di scrivere, questo modo di suggerire mediante delle descrizioni che sono avvolgenti, dei dialoghi strutturati in maniera puntuale e dei quali adesso vediamo per esempio qualche brano. L'aria verdognola della sera era piacevolmente calda. Quirk si fermò su un ampio marciapiede sotto gli alberi, fumando ciò che restava della sua sigaretta e guardando attraverso la strada la ragazza sui gradini dello Sherborne Hotel. Portava un abito estivo bianco a pois rossi e uno spigliato cappellino bianco con una piuma. Aveva il viso voltato verso destra e guardava in direzione dell'angolo di Kildare Street. Un'isolata folata di vento e sollevò l'orlo del vestito. A Quirk piaceva il suo atteggiamento, vigile e composto, con la testa e le spalle erette, i piedi infilati nelle scarpe affusolate, posti accuratamente l'uno accanto all'altro, le mani strette attorno a borsetta e guanti, all'altezza della vita. La ragazza gli ricordava tanto Delia. Passò un calesse verde oliva, trainato da un cavallo da tiro color cioccolato. Quirk sollevò la testa e ispirò gli odori di fine estate. Polvere, cavalli, fogliame, gas di scarico e forse, stranamente, anche una traccia di profumo della ragazza. Quindi è tutto un mondo. E qui si descrive puntualmente l'anatomopatologo, che riesce a individuare le tracce di qualsiasi cosa quando si sezioni sul canale. Ma questo è un uomo che non è esente da questa capacità e da questa disponibilità anche nell'osservare la vita che gli sconde intorno. E questo lo catapulterà in un grossissimo guaio, che è appunto la materia di questo libro. Lui si troverà al centro di una storia per certi versi davvero drammatica, perché coinvolgerà famiglie e figli. Proprio per questa sua attenzione, per questa sua incapacità di, come si può dire, sfuggire a tutta una serie di segnali che gli dicono qualcosa e che lui capta e metabolizza. C'è questa ragazza lì. Lui nota l'espressione, si avvicina, lei scende i gradini per andargli vicino. È sua abitudine spiare così le ragazze, chiese. Quirk si fermò davanti a lei con un piede sul bordo del marciapiede. Così come un messer che sta facendo un sopralluogo in una banca. Dipende dalla ragazza. Ha qualcosa che valga la pena di rubare? Dipende da che cosa cerca. E qui mi fermo, se ci sono ancora alcune righe, qui mi fermo perché sennò si scoprono di più. Però dialoghi estremamente frizzanti, estremamente ben articolati, che ti tirano dentro, coinvolgenti. Ma abbiamo poi anche la elaborazione e la costruzione psicologica degli attori, diciamo, dei protagonisti, è strutturato in modo estremamente raffinato.
Quest'uomo, fra gli altri elementi che lo portano ad essere costantemente a disagio nel mondo, ha anche quello di essere vedovo. Tutto qui il tempo, ha anche il grande disagio, il grande dramma di essere vedovo che vive nel ricordo della povera moglie, morta di parto. Ha una nipote, questa moglie si chiamava Delia, lui ha una nipote che ama tantissimo e che si chiama Fibra. Per sedersi, Filip sollevò la donna sorridendogli. Sì, sì, disse Filip, aveva proprio il sorriso di Delia, parla della nipote, cioè la figlia della sorella di Filip. Quando furono seduti, si accorse di riuscire a vedere la propria immagine riflessa nello specchio alle spalle di lei. Allora la fece sedere al suo posto. Lo metteva sempre a disagio guardarsi in faccia. Questo è il nostro uomo, questo è il nostro personaggio, cioè in poche righe ci viene raccontato tutto il disagio, tutta l'incompatibilità con il mondo esterno che gli pesa addosso. Ma abbiamo anche costruzioni di ambienti, no? E rappresentazioni di ambienti consueti, no? E fra questi ovviamente un po' per lo specifico del personaggio che abbiamo fin qui vagamente conosciuto, un po' per la tradizione alcolica della terra, grande importanza hanno i bar e gli avventori dei bar, e lui è un grandissimo frequentatore di bar. Questi sono bar dove ci sono anche strani personaggi, scrittori falliti, ciascuno si porta dietro un suo proprio fallimento con delle caratteristiche specifiche, ma fallimenti che poi sono tutti diversi ma si assomigliano tutti in qualche modo, no? E quindi non so, troviamo personaggi di contorno assolutamente indimenticabili che in qualche modo, come dire, si ricollegano ad altre caratterizzazioni che troviamo spesso nella scrittura inglese e irlandese, di area anglo-irlandese. Tra questi un letterato che è un poeta fallito che passa la maggior parte del suo tempo al bar a sbevazzare, con il quale lui intanto si incontra, dialoga e in un qualche modo costituisce il pretesto anche per riflessioni autoanalitiche che lo portino da qualche parte e che lo facciano un po' uscire da quella tremenda depressione che lo affligge, che lo accompagna continuamente. Fuori la notte si era fatta fredda. Sopra la luce dei lampioni stradali, i grossi fasci che fiancheggiavano la strada avevano un aspetto spettrale e le loro foglie frusciavano secche. Con il freddo notturno, tutti gli alcolici che qui il aveva bevuto avevano cominciato a diventare stantii dentro di lui e lui si sentiva scorrere nelle vene una vischiosa malinconia. Una condizione di assoluto disagio che lo accompagna sempre e che ovviamente da un lato trae linfa, dall'altro amplifica la vicenda che lui si trova a vivere in prima persona e dalle connotazioni particolari. Perché? Perché quel cadavere di cui parlavamo all'inizio, quel cadavere che era nel reparto della medicina dell'anatomopatologia, il cadavere che aveva in parte a sé il medico che era un ostetrico, quindi non cercava niente, che della fattispecie è anche suo parente, e che questo suo parente gli ha detto guarda che no, è morta per un'embolia polmonare, questa signora è morta per un'embolia polmonare, e che poi è un cadavere che non si troverà più il giorno dopo, che non si sa bene che fine ha fatto, e che il dottor qui, siccome come abbiamo visto è uno che ama molto bere, non si ricorda neanche bene cos'è successo, cosa ha visto, cosa non ha visto. Si ricorda che c'era quella persona vicino al cadavere, si ricorda che c'era un cadavere,
si ricorda che gli ha detto una cosa che probabilmente non corrisponde alla verità, ma poi non capisce molto bene, ma una cosa che si scopre è che non è mica morto di embolia polmonare, è morto di parto. Questo cadavere che lui ha visto. E allora la prima domanda è: ma è morto pure il bambino o la bambina o no? E la seconda, conseguentemente, nel momento in cui accertasse che non è morta, che fine ha fatto? La bambina o il bambino? Da qui quindi il discorso per il quale in apertura ho parlato del film Filomena, no? Adozioni strane. Questa è una storia che si dipana fra l'Irlanda e Boston. C'è un oceano in mezzo. C'è gente che va avanti e indietro. L'America è ancora la terra delle grandi opportunità per gente che di opportunità dal vecchio mondo ha bisogno. A un certo punto Wilk ha un incontro più ravvicinato con questa sua nipote. Un incontro che lei vorrebbe più avvicinato e lui la respinse. Cosa stai facendo? Esclamò. E si passò con furia una mano sopra la bocca. La ragazza ha tentato di non baciare. Lei lo fissò scioccata, il suo corpo sembrava vibrare come un gong che fosse stato colpito. Cercò di dire qualcosa, ma le labbra le si torsero e con gli occhi che le si stavano riempiendo di lacrime si voltò e corse verso casa. Questa la ragazza, a testa bassa. Si voltò anche qui e con un'andatura da ubriaco andò nella direzione opposta, a gambe rigide, sbuffando. I suoi rapidi passi erano quelli di un uomo in fuga. Cioè, non so voi, io perché l'ho letto tutto, voi state ascoltando quello che vi racconto io così bellamente e disordinatamente, però voglio dire c'è un'architettura della costruzione delle frasi, c'è che... personalmente mi prende assai e non mi lascia per niente insensibile, ma forse è anche a causa di tutte queste sue difficoltà, di tutte queste sue paure, di queste sue inadeguatezze che ci viene detto questo. A volte Quirk aveva la sensazione di preferire i corpi morti a quelli vivi. Indubbiamente nutriva una profonda ammirazione per i cadaveri, quelle macchine morbide, dalla pelle cenere, che all'improvviso avevano smesso di funzionare. Per quanto danneggiati e decomposti, erano perfetti a modo loro e altrettanto ammirevoli di qualsiasi antico marmo. Una piccola nota, l'autore Banville ha scritto anche altre cose sotto pseudonimo. Lui è un grande, fra le altre cose che si sanno, lui è un grandissimo amante di Simenon, che, come dire, non possiamo definire uno scrittore dalle tremende meditazioni prima di buttare fuori il libro. E in effetti nei romanzi che ha pubblicato sotto pseudonimo Banville ha quel tipo di scrittura impetuosa, veloce, di getto. Ci sono invece tutta la serie di opere che lui ha scritto col suo nome proprio, sulle quali lui stesso in un'intervista confessava di essere in grado di stare magari un'intera giornata su una frase per ricostruirla, per ridefinirla, per ora con il beneficio di inventario e ovviamente tutti, almeno io che non conosco l'inglese, quindi stiamo sulla traduzione, quindi in qualche modo devo perdere molto dell'immediatezza di linguaggio che l'autore aveva inserito nella sua lingua madre. Però anche con questo beneficio di inventario in effetti è una sensazione, è una situazione della quale non puoi, senti di non sfuggire questa, cioè tu le vedi, la vedi l'architettura pensata e ben definita nella costruzione delle singole frasi. Per quanto danneggiati e decomposti erano perfetti a modo loro e altrettanto ammirevoli di qualsiasi antico marmo. Sospettava inoltre di star diventando sempre più simile a loro. Fissava le mani e gli pareva che avessero la stessa consistenza, inerte, maleabile e porosa, dei corpi sui quali lavorava, come se qualcosa della loro sostanza, i cadaveri, si stesse insinuando nella sua persona, a poco, ma regolarmente,
nessuno di noi è impermeabile, né ai morti, né ai vivi. E in effetti c'è tutta la vicenda dei vivi che lo circondano, che gli si insinua anche quella sul tuo petto e la modifica la vita. Sì, era affascinato dalla muta misteriosità dei defunti. Ogni cadavere portava in sé il suo segreto davvero unico, la causa precisa della morte, un segreto che toccava a lui scoprire. Per lui la scintilla della morte era altrettanto vitale della scintilla della vita. E poi, proprio dal punto di vista stilistico, scorse la sua sigaretta di sopra della bambina e un verme di cenere scivolò sul versante dello scalo. C'è questo verme e ti rimanda immediatamente ai verme dei morti, un pezzo più di cenere che non sono. Questa capacità di rappresentare ma anche di suggerirti, e te lo rappresenti poi da solo con una minima associazione, no? Situazioni e si scoprirà che la bambina è viva. E che è stata affidata a una famiglia. E questo evidentemente, se ci fermassimo qui, potrebbe essere un parziale avvenimento, invece è lo scoperchiamento dell'inferno. Perché è proprio da questo che noi veniamo a conoscenza di una vicenda torbida, terribile, e che rispetto alla quale per certi versi nessuno in termini assoluti può dirsi innocente. Lo stesso Quirk, per analogia, ha una qualche colpa vera da scontare. E la consapevolezza finale delle colpe che noi vediamo, sono una serie di colpe, pure in questo antieroe che però noi impariamo ad amare e ad apprezzare, e però non ci permette di sorvolare sul fatto che anche il nostro antieroe ha delle grandissime colpe che deve sperare, che deve pagare, che forse costituiscono alla base del suo completo disagio, della sua completa inadeguatezza, della sua, come si può dire, incapacità di vivere in termini di norma. Come in ogni romanzo giallo, ma che dir si voglia, i colpi di scena sono numerosi, sono ben distribuiti, e non sono, come voglio dire, non sono precedentemente telefonati, cioè sono dei veri e propri colpi di scena. E quindi, come dire, caldeggio davvero, proponiamo davvero con particolare forza la lettura di questo romanzo. Adesso credo, non so se ci sono altri del dottor Quirk in mezzo, che è dove sembrano, della stessa serie, cioè sempre con al centro della vicenda questo mezzo, ne ha scritti altri due, e beh, come si può dire, per il tratto che li accomuna tutti è quello che Machiavelli, no? Il nostro giallista, il nostro italico giallista Liliano Machiavelli utilizza per definire la differenza fra il noir e il giallo, quando dice che il giallo e il noir sono sostanzialmente la stessa cosa, solo che i secondi sono molto molto più tristi. E in effetti un'altra cosa che non ci abbandona anche la lettura finita, vi posso assicurare che ti rimane dentro tutta questa, non tanto la storia in sé, non tanto la tutto questo ambiente così opprimente, così chiuso, così disumano sotto certi versi, perché così poco congeniale.
alla fine quello che ti rimane dentro è una sensazione di enorme e come si può dire, incolmabile tristezza. E mi direte, ma perché vuoi farmi leggere? Perché vuoi farmi leggere un libro così triste? E allora, come sempre, io sfido, mi sfido, visto che tra l'altro si è verificato che alcuni miei consigli poi hanno portato chi mi ha ascoltato lì, non mi ha mai suggerito, lì che non mi è piaciuto neanche un po', mi sfido a leggerlo e magari poi ci rivediamo per riparlare. Vedo qui nella quarta di copertina, che sono sempre da prendere con le pizze perché si fanno i piaceri vicendevolmente gli autori, però, come dire, un talento quali feroce nel leggere l'anima degli uomini, dottor Delillo, oppure l'amico Martin Amis, che scrive un maestro la cui prosa regala un piacere continuo e quasi fisico. Ecco, anche questo è andato, un piacere continuo e quasi fisico, perché davvero ti senti addosso questa enorme capacità di tirarti dentro, quasi fai parte di questa vicenda, ne diventi in un qualche modo, non dico comprimario, ma uno spettatore che si sente in un qualche modo privilegiato, sì. Buona lettura. Sono tutti voi. Siamo in 7. Hai detto che è bello.